Partiamo da un'idea di futuro. Un futuro dove innovazione e sostenibilità si muovono nella stessa direzione. Dove costruire è creare valore condiviso. Un futuro dove la tecnologia più avanzata rende la vita più semplice. E dove progresso significa andare avanti, tutti. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Forse è quasi meglio averlo perso, questo treno del progresso. Forse, per capire la questione, è meglio cercare di guardarla da fuori per un momento. Il centro del mondo si vede meglio dalla periferia. Il movimento si percepisce meglio se si resta fermi. Eppure, tutto è cominciato con una promessa, un azzardo forse. Quell'ambizione di costruire un ordine. Un ordine che avesse finalmente nell'essere umano, e non nel cosmo, nella natura, e nemmeno in Dio, il proprio punto di partenza e quello d'arrivo. Un sapere nutrito delle sue aspettative, dei suoi bisogni, capace quindi di creare un sapere pratico, capace di progredire, di prescrivere i propri criteri alla natura, come dirà Kant. L'età moderna inizia, secondo Bloomberg, proprio vedendo come in ambito artigianale vi fosse un continuo progresso tecnico e proprio in quelle arti meccaniche che la riflessione teorica aveva completamente ignorato. Al posto della filosofia speculativa che si insegna nelle scuole, Cartesio ne voleva creare una pratica che, conoscendo la forza dei diversi elementi, così come conosciamo i differenti mestieri dei nostri artigiani, fosse capace di renderci in tal modo signori e possessori della natura. Di qui anche l'idea di un metodo capace di permettere un incremento delle scienze. Per Bacone era questo il parto del tempo moderno, un metodo capace di respingere le ingiurie del tempo, in modo che la scienza, così trasmessa, progredisca e cresca ogni giorno come una pianta rigogliosa e vitale. In questo senso, Bacone si appella all'avvenire, non alla tradizione. A Loewit, che sosteneva che il progresso moderno non fosse altro che la secolarizzazione della promessa di salvezza cristiana, Blumenberg rispondeva che al contrario, esso è proprio il rinvio di questa attesa, la rinuncia ad una salvezza una volta per tutte. L'orizzonte del progresso è quello di una trascendenza riportata sulla Terra. Non una filosofia perennis, quindi, ma un orizzonte di aspettativa, un sapere che, in questo senso, assume la cifra temporale come elemento essenziale della verità, di una verità che si realizza. L'assoluto è essenzialmente risultato, scriverà Hegel, che solo alla fine ciò che è in verità. Ma come è accaduto allora che quell'orizzonte di aspettativa, di apertura, di progettualità, si ribaltasse in una gabbia d'acciaio, come scriveva Weber? Com'è che tutto il nostro sapere strumentale ha creato un mondo di cui ci scopriamo essere noi stessi semplici strumenti? Il progresso cambia davvero la realtà, o piuttosto la ripete, la riproduce, ne accelera le tendenze già presenti e consolidate? Marx scriveva che le rivoluzioni sono le locomotive della storia, capaci di accelerarne il corso. Benjamin, invece, il più aspro critico del concetto di progresso, gli rispondeva che le rivoluzioni, al contrario, sono freni d'emergenza che interrompono il tempo omogeneo della storia. Secondo me, queste due
concezioni del tutto antinomiche della rivoluzione si trovano nello stesso Marx, perché l'opera di Marx è l'opera di un classico attraversato da tensioni, contraddizioni, tentazioni diverse, e abbiamo da un lato un concetto di rivoluzione. Le locomotive della storia che sarà canonizzato dal marxismo classico, e l'idea delle rivoluzioni come locomotive della storia ovviamente implica una concezione teleologica della storia. Quando prendiamo il treno sappiamo dove andiamo, la destinazione è nota e sappiamo anche il percorso che seguiremo, conosciamo addirittura l'orario. Ecco. E dietro questa concezione c'è l'idea della rivoluzione come un mezzo potente di accelerazione della storia, per far avanzare la storia, e c'è anche dietro una certa visione della tecnologia come forza motrice della trasformazione sociale, un'idea del socialismo come una società tecnologizzata, industriale, avanzata, moderna. Ecco. L'idea della rivoluzione come freno d'emergenza, è un'idea del tutto diversa. È un'idea di, la rivoluzione come, in questo caso ritorna una concezione messianica della storia, come passaggio da una temporalità a un'altra, come passaggio da una civiltà a un'altra, come, invenzione di un mondo radicalmente nuovo e antinomico rispetto alla civiltà. Certo è che il progresso di cui siamo artefici non sembra appartenerci. Dal progresso sembriamo essere sospinti, come da un Dio che guarda solo innanzi a sé, senza guardare le macerie che si lascia dietro. C'è un quadro di Klee che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato, dove ci appare una catena di eventi e gli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Non dice l'angelo della storia sorge all'orizzonte un pericolo, ci descrive un angelo della storia terrorizzato di fronte a uno spettacolo, a una catastrofe immane che si stende di fronte ai suoi occhi. E che lui vorrebbe ricomporre, ma c'è una tempesta che lo spinge verso il cielo. Ecco, questa tempesta e questa montagna di rovine noi non la vediamo nel quadro di Klee. Un'immagine costruita da Benjamin. Secondo me questa tesi va letta innanzitutto come un segnale d'allarme, come una messa in guardia. La conclusione della tesi, quel che abbiamo sempre definito progresso, è in realtà un immenso cumulo di rovine, è una messa in guardia di fronte al fascismo e una critica radicale delle interpretazioni del fascismo
dominanti alla fine degli anni 30. Vale dire. Walter Benjamin ci dice, guardate che il fascismo non è una ricaduta della civiltà nella barbarie, non è una regressione, il fascismo è un prodotto, è una faccia della modernità e il fascismo si nutre di ciò che abbiamo sempre definito progresso. In altri termini, Benjamin tenta di spiegare attraverso questa allegoria che il progresso delle conoscenze, il progresso scientifico e soprattutto il progresso tecnico può perfettamente accompagnarsi, articolarsi e combinarsi con un rafforzamento del dominio, dell'oppressione e può sfociare in una catastrofe, nel senso più letterale del termine. In altre parole, progresso tecnico, scientifico, progresso della razionalità moderna può anche significare regressione umana e sociale. E la sua tesi, questa immagine, questa allegoria dell'angelo della storia, per essere interamente compresa, deve essere inscritta nell'insieme delle tesi di Benjamin sul concetto di storia. Si ricollega a una concezione radicalmente antipositivista, antievoluzionista della storia, a una concezione messianica della storia, contro questo tempo lineare e cumulativo, che sarebbe una marcia ineluttabile verso il progresso e che ha disarmato la sinistra e la democrazia di fronte all'ascesa del fascismo, Benjamin ritrova un'idea messianica della storia, un'idea messianica come storia kairotica, storia una temporalità kairotica, un tempo qualitativo e non più quantitativo, un tempo anche profondamente segnato dalla quella che oggi definiremmo la agency, l'azione collettiva e umana. La critica dell'idea di progresso presente nelle tesi sul concetto di storia e in molti altri testi di Benjamin è radicale. Su questo non c'è alcun dubbio, probabilmente la critica dell'idea di progresso più intransigente, radicale che si possa trovare nella filosofia del Novecento. Ma nello stesso tempo credo sarebbe profondamente sbagliato definire Benjamin come un conservatore. E ci sono altri testi di Benjamin in cui difende, senza definirlo progresso, difende un'idea di utopia, di società, di trasformazione sociale, di cambiamento politico, di rivoluzione, che oppone a questa idea di un progresso lineare, cumulativo, automatico, inesorabile, un'altra idea di progresso. Per esempio, c'è un saggio meno noto di Benjamin sul fascismo del 1930, in cui dice il fascismo fa della tecnica un feticcio della decadenza, il nostro compito è quello di trasformare la tecnica in una chiave della felicità. Ciao, come va? Ma niente, sono qui alla stazione e mi sono venuti un sacco di pensieri sulla modernità, sul nostro tempo, sul futuro, sul fatto che, insomma, lo slancio di Cartesio e di Bacone, ma anche dell'illuminismo, che voleva liberare l'umano, sembra essersi ribaltato in una sorta di catastrofe permanente. Mi sembra che siamo finiti in un vicolo cieco dove non resta nient'altro che una lucida disperazione.
Mi sembra che la filosofia oggi non sia più in grado di offrire alcuna prospettiva. Beh, non è tutto così negativo, forse. Magari potremmo provare ad usare questa disperazione per immaginare e praticare forme diverse di esistenza. Poi c'è anche chi è molto ottimista, forse troppo, ma in ogni caso può essere un punto di vista interessante. Ma a chi ti riferisci? Per esempio, alla riflessione transumanista, che ha radici teoriche nel razionalismo illuminista e immagina una serie di interventi tecnopotenzianti. Per esempio il superamento del dolore, dell'invecchiamento e quindi infine anche della morte, modificazioni corporee e cognitive che possono anche arrivare all'idea di un uploading della mente, la creazione di intelligenze artificiali, la colonizzazione dello spazio, genericamente quindi la concretizzazione del potenziale dell'umanità attraverso la tecnologia. Loro parlano di post-umanità, una nuova fase in cui si invereranno cambiamenti radicali nell'umano. La tecnologia qui è sia un mezzo nel raggiungimento di una molteplicità di obiettivi, sia un fine in se stessa. Per alcune correnti questa rappresenta anche la soluzione per riportare il pianeta in uno stato ecologicamente armonico. L'approccio transumanista in generale vuole superare i limiti imposti dalla biologia, situandosi quindi in un certo senso al di fuori di essa. Vogliono produrre attivamente l'evoluzione umana in quella che quindi possiamo definire un'evoluzione partecipata. La natura dei corpi viene pensata in termini macchinici e l'esistenza umana viene intesa spesso in maniera disincarnata. Non lo so, mi sembra che alla tecnologia venga accordata una capacità forse troppo salvifica, come un dispositivo per dispiegare il progresso umano. Sì, infatti l'idea di progresso transumanista appare come del tutto priva di punti ciechi, di opacità, di problemi. Sembra non richiedere quasi negoziazioni sociali, né radicarsi in specifici assetti culturali, economici, politici. Ma ovviamente queste narrazioni sulle società future non sono neutre, possono per esempio poggiare su teorie e pratiche di estromissione. Certi individui, per esempio, possono essere considerati inadatti al futuro. Quindi è il progresso in se stesso a richiedere il loro superamento? Oddio, diciamo che in questo momento, nell'epoca dell'antropocene, o meglio, forse del capitalocene, posto che il problema forse non è proprio l'essere umano in sé, ma la maniera in cui produce le cose, in cui vive. Non lo so, mi sembra una visione un po' unilaterale, anche perché appunto la tecnologia è sempre anche un rapporto sociale, un rapporto tra persone, non solo uno strumento. Infatti ci sono comunque anche delle alternative nel panorama contemporaneo, ad esempio penso alla filosofa Donna Haraway, che considera appunto i termini antropocene e capitalocene come inopportuni, perché troppo generali, tendono ad occultare la differenza di impatto sull'habitat terrestre in diverse parti del mondo e anche a mettere in secondo piano le altre specie e i rapporti ecologici tra di esse, e inoltre esprimono una totale assenza di immaginazione. Haraway cosa si immagina invece? Per Haraway al momento ci sono due posizioni da evitare perché troppo rischiose in questo momento. Una è la fede comica nella tecnologia riparatrice, che dovrebbe risolvere tutte le questioni più pressanti, e l'altra invece è rappresentata dal cinismo, dalla disperazione, dal totale scetticismo, insomma, nelle nostre capacità. E Haraway inventa un termine, Ctulucene, che è composto da Chthon e Kainos, Ctonio, sotterraneo e attuale in greco. Ctulucene non significa affidarsi ciecamente al futuro, ma eventualmente anche recuperare e valorizzare qualcosa che già è esistito o che tuttora sta esistendo. Significa fare spazio, come dice Haraway, ad un mondo abitabile, urgente ma possibile, da comporsi un pezzetto alla volta. E si riferisce alle creature ctonie per farci riconoscere la natura non antropocentrata della realtà. Quindi brulicante di esseri, ricca, terrestre, confusa, torpida, e in questo senso una natura niente affatto sacra. Non arrendersi però alla disperazione apocalittica non significa ignorare i problemi. L'Ctulucene non rappresenta una grande soluzione rispetto alle criticità poste dall'antropocene. Haraway ci invita piuttosto a prestare attenzione a luoghi e tempi reali e particolari.
quindi è necessario pensare altre storie, anche se precarie, parziali, senza conclusione. Ma tipo? Per esempio, Haraway ci invita ad immaginare come possibile il recupero di quelli che chiama luoghi di quiete, dove generare parentele e non solo bambini, quindi parentele che vadano anche oltre la riproduzione sessuale, che eccedano la specie umana e possano addirittura comprendere anche le macchine. Parentele imprevedibili, strane, non addomesticabili, inappropriate e inappropriabili, come scrive in un altro testo. Ci invita a pratiche che estendano la nostra premura, oltre la cerchia familiare e antropologica. Ma perché questi progetti abbiano speranze, dobbiamo necessariamente intrecciare saperi diversi, la scienza, certe applicazioni tecnologiche, le risorse culturali e politiche e anche i progetti artistici. Devono lavorare insieme per abbassare la nostra letalità in quanto esseri umani. Non ci sono attività innocenti, ci dice Haraway, e però il coinvolgimento reciproco resta necessario. Come ricorda, infatti, siamo la posta in gioco gli uni degli altri. È certamente un mondo molto diverso, un mondo nel quale l'uomo sarebbe solo una creatura tra le altre, un mondo forse inumano, ma non per questo disumano. It's not like life itself is at stake, but vast ways of life and becoming with each other across peoples and species on this earth are truly at stake. And the rate of extinction of ways of life, ways of living and dying, of peoples of all species, including human, are truly on the ledge. On the edge of falling off into nothingness. The story of the earth is at stake as we participate in it. Our own extinction is, of course, truly possible. But with or without extinction, in terms of the kind of final death, the deepening of the destruction of ways of living and dying on this earth. It is happening. And the story of this earth, the arts of living on a damaged planet, Anna Tsing's term, the absolute obligation to become capable, to render each other capable of changing the story, a story of ongoingness cultivated in the earth, in the tunnels of the earth.